cari comandanti dei corpi di polizia, tutti gli ospiti, un grazie per la vostra presenza. Siamo arrivati quest'anno alla seconda edizione di questo percorso sociale, questo percorso del ricordo. Abbiamo voluto con la nostra struttura associativa Argos e Forze di Polizia, Dipartimento Attività Sociali, creare un percorso delle buone azioni, quindi un percorso che intende a tutto tondo ricordare quelle situazioni purtroppo disagevoli. Abbiamo voluto con il maestro Danilo Murzilli, proprio qui in terra abruzzese, l'anno scorso a Capistrello, quest'anno siamo qui ad Avezzano, stringersi forte, forte ai familiari delle vittime del terremoto, a quale va un nostro caloroso omaggio e un ricordo veramente, veramente affettuoso, e farei un applauso che vuole essere un applauso di vicinanza. Ringrazio il maestro Murzilli, che tra l'altro è anche un associato Argos Forze di Polizia, che ha voluto fortemente questo percorso, perché da cittadino abruzzese sente forte il richiamo delle attività sociali qui nel luogo, e quindi ecco qui questa seconda edizione. Danilo ci ha chiesto anche una gran cortesia, ma in realtà è un grande piacere. Cioè, ragazzi, vorrei che a presentare questo evento non fossero dei grandi professionisti del microfono, ma appartenenti alle forze di polizia. Quindi avrete qui sul palco me, che sono un rappresentante della Polizia di Stato ormai da quasi 30 anni, con passione, con amore e dedizione, e chiamo qui a fianco a me i nostri amici delle altre forze di polizia. Fausto Zilli, della Guardia di Finanza. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Allora, grazie ovviamente di essere qui. Io rappresento ovviamente la segreteria di presidenza dell'Argos Forze di Polizia e da quasi 25 anni di onorato servizio alla Guardia di Finanza. Poi chiamiamo qui Vincenzo Rocco, in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, che tra l'altro al suo esordio qui sul palco, quindi anche un po' emozionato, ma c'è poco da emozionarsi, perché quando batte il cuore in genere va sempre tutto bene. E chiamiamo anche qui a fianco a noi Roberto Frizzi, in rappresentanza del mondo della comunicazione, giornalista, speaker radiofonico, attivista Argos Forze di Polizia, perché dovete sapere che l'associazione Argos raccoglie, non solo raggruppa, non solo appartenenti in servizio in coscienza, ma anche simpatizzanti di buona condotta che hanno attinenza ovviamente con parentele delle forze di polizia. Roberto, a te il saluto ai nostri amici ospiti. Un grazie e benvenuti a tutti. Comunque faccio anche parte dell'associazione Calcio Giornalisti RAI. Grazie. Volevo ricordare soprattutto con grande applauso i 30.519 morti del 13 gennaio 1915. Grazie. E ancora 6 aprile 2009, 309 morti all'Aquila. E un pensiero grande, non c'entra niente con il terremoto, loro erano abruzzesi, erano del Gran Sasso, Hotel Ricopiano. 18 gennaio 2017, i morti furono 29. Docente presso l'Accademia Musicale Studio Live d'Avezzano e delegato per l'Abruzzo del Dipartimento Spettacolo Argos Forze di Polizia, ha iniziato gli studi presso il Centro Didattico Musicale Italiano con il maestro Giacomo Giordani, prima fisarmonica solista della Fisorchestra, successivamente presso il Conservatorio Casella dell'Aquila, Conservatorio Santa Cecilia a Roma e l'Istituto Superiore Malerbi di Lugo di Romagna, Ravenna. Pianista, tastierista della nuova band di Nick Luciani, ha collaborato con il grande Mario Merola, con il maestro Gianluca Piga dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, attualmente collabora con Nick Luciani, già componente del gruppo dei Cugini di Campagna. Vincitore del campionato internazionale di fisarmonica del 1994, si è esibito in varie trasmissioni radiotelevisive. Ricordiamo il grande successo su Radio Montevelino in diretta tutte le domeniche con il mitico Marsicano.
È stato il prestigioso premio cinematografico alla pellicola d'oro, Teatro Italia Roma, con il maestro Placido Domingo Junior, al Festival Internazionale Film Corto di Seta Nera con il maestro Vince Tempera, condotto da Franco Di Mare, Rai 1, a Torlupara, all'evento Solidarietà promosso dal Telefono Azzurro, alla Maratona di Roma, con partita che partiva dal Colosseo fino al Circo Massimo, dove si è esibito con Radio 101 e Mediaset, ad Ariccia, dove si ricorreva il 150° anniversario della liberazione di Roma, con la fanfara a cavallo della Polizia di Stato, allo Stadio Olimpico di Roma per la partita del cuore in diretta su Rete 4, presenti il ministro Luca Lotti, Marco Tardelli, Carlo Verdone, Massimo Boldi, Massimo Giletti, Sant'Agata, D'Angelo e la fanfara dei Carabinieri e molti altri personaggi. All'Oasi Park di Cinecittà, Bevano del Poliziotto, con Patrizia Pellegrino, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Tiziana Rivale, ospite d'onore, l'attore Buzzanca. A Carnevale di Fano, in occasione del gemellaggio con una grassa domenica, festa del Poliziotto, dove ha avuto l'onore di esibirsi nella sala consiliare in presenza della presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Gianmarioli, e dell'intera amministrazione del sindaco inglese di St. Albans, con l'apertura della sfilata dei carri nel carnevale e vacanze renziane. Nell'occasione ha presentato una sua composizione dal titolo Il Carnevale di Fano. Conferimento da parte della Norman Academy, dove il Senato accademico gli riconosce il prestigioso riconoscimento del personale del mondo religioso, professionale, scientifico, imprenditoriale, diplomatico e culturale. Tra i tanti possiamo citare in breve Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Edouard Gagnon, patrono spirituale. Ha ricevuto presso la Sala Maestra di Palazzo Chigi il prestigioso premio culturale internazionale Cartagine. In precedenza hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, tra gli altri, anche Ennio Morricone, Lucio Dalla, Franco Zeffirelli, Banfi, Banderas, Cucinotta, Andreotti, Cofannan e Antonino Zeghini. Ha ricevuto dall'Argos Forze di Polizia il titolo di ambasciatore delle buone azioni. Ospite presso la Sala Paolo VI in Vaticano con Papa Francesco, il capo della polizia prefetto Gabrielli, e a breve uscirà la sua composizione dal titolo Tango Bergoglio. Giudice al 25° Festival di Avezzano, premio Civiltà dei Marsi. Giudice al 46° PIF, premio internazionale di fisarmonica Città di Castelfidardo, il più prestigioso e ambito concorso mondiale. Stiamo parlando di colui che ha voluto questo evento, Danilo Murzilli. Buonasera, grazie per essere intervenuti così numerosi a questo evento. Allora Danilo, abbiamo già spiegato, diciamo, brevemente quanta emozione, difatti sei anche molto emozionato perché diciamo qui questa manifestazione ti prende proprio il cuore, perché molti tuoi conterranei oggi purtroppo non ci sono più, e proprio attraverso questa melodia per non dimenticare li vogliamo ricordare. Avremo qui con noi grandissimi artisti dal grosso calibro, dal grande cuore, armonicisti, cantanti e anche personaggi, diciamo, ci riserviamo qualche sorpresa. E io inviterei qui sul palco il padrone di città, di casa, il commissario straordinario, dottor Mauro Passerotti.